Amici di motorsport.com, ben ritrovati col nostro ciclo di video interviste. E do il benvenuto a Esteban Guerrieri, che è il pilota della Honda nel WTCR. Benvenuto Esteban, Ciao, intanto. Francesco. Ciao, ciao, piacere. E grazie di essere con noi. E Esteban è un ragazzo del quale io ho una stima molto particolare perché secondo me ha una storia nel suo background di motorsport che è veramente ricca di aneddoti e particolarità che meritano di essere scoperte. Allora, innanzitutto, prima di incominciare, ti chiedo come stai e come stai vivendo, hai vissuto questo periodo di incertezza che è una novità per tutti. Sì, grazie. Sì, diciamo che sto bene in queste circostanze mondiali, tutto a posto, sono qua in Barcellona, un po' aspettando che ricomincia un po' lo sport a livello mondiale e anche il motorsport per noi. Beh, niente, contento di parlare con te, può raccontare la mia storia, è lunga, cercherò di fare tipo un compilato, un resumen, non so come si Sì, dice, però. riassunto. Andiamo avanti e vediamo anche come il mio italiano funziona su questa intervista. Allora, Esteban è nato in Argentina, ma è cresciuto anche in Italia, cioè, soprattutto nei primi anni di motorsport, quindi Esatto. penso che il tuo italiano sia comprensibilissimo per tutti. Va bene, dai. Sì, infatti, se vuoi anche cominciare parlando della mia storia, ho cominciato il primo anno in Europa, vivendo in San Benedetto del Tronto, e lì non sapevo niente italiano, e lì cominciavo un po' a mischiare spagnolo, un po' di italiano, come ascoltavo e cercavo di parlarlo, e alla fine qua, dopo 2 anni di vivere in Italia e anche parlare con amici italiani, ho imparato un po', la lingua, diciamo. Allora, per come la vedo io, tu hai un cognome che rispecchia la tua personalità, Guerrieri, tu sei un combattente, perché la tua vita, la tua carriera è sempre stata di arrivare a tanto così dal sogno e poi crollare. Quando sembrava tutto perso, invece saltava fuori qualcosa da fare. Alla Sì. fine tu hai sempre dovuto lottare e sei sempre riuscito a fare qualcosa. Sì, è vero, un po' è stata la vita che mi ha un po' dato questo cammino, questo sendiero, però ho imparato tanto. Io sempre dico che ringrazio al motorsport, che è la mia passione, perché grazie a quello mi sono reso conto di vedere la vita come la vedo oggi. Hai detto al principio hai detto che sono un ragazzo, vabbè, ho 35 anni, sono diciamo un ragazzo invecchiato, però sì che mi ha dato tanti momenti difficili, però dalla difficoltà ho imparato un po' prima a cercare di trovare tools, ferramenti, si dicono, diciamo, Fattore. sì, anche nella psicologia parlo, no? Che in queste tools che ti dico mi hanno dato cercare di crescere per capire come affrontare quelle situazioni, no? Che forse quando ero un ragazzo giovane di 16 anni che sono arrivato in Europa, ero 100% incosciente, e adesso con 35 anni ho fatto un po', diciamo, uno sviluppo su quello. Però sì, alla fine la mia carriera è stato che sono arrivato qua in Europa con 16, come ho detto, cercando di arrivare a Formula 1, e poi dal 2001 al 2010 che sono stato nella porta di la Formula 1, sono successi tanti momenti, diciamo, che sempre alla fine è uno sport che hai bisogno di soldi e di essere nella macchina, diciamo, che ti dà l'opportunità di avere un mezzo meccanico forte. Però sì, anche sempre dico che devi trovarla l'opportunità, la devi cercare, e poi quando ce l'hai in mano, cercare di sfruttarla al massimo, no? Certo. Quello. Allora, la Formula 1 diciamo che è stato il tuo primo sogno e amore. Tu nasci nel 1985 a Buenos Aires e
e fin dai tempi della scuola c'era Ayrton Senna che è nelle tue grazie. Addirittura Senna riesce a farti cambiare scuola. Ci racconti un po' questo episodio particolare? Sì, guarda, io mi sono reso conto che mi piacevano le gare quando avevo 5 anni e mio fratello e sorella andavano a fare dei giri in go-kart a noleggio. Io non arrivavo ai pedali, però avevo 4-5, ma io mi dicevano che guardavo così e volevo salire sul kart, però non arrivavo ai pedali, non potevo. Poi questo signore mi ha fatto un'estensione nel pedale per arrivare al freno all'acceleratore con 5 o 6 anni, una roba, 6 anni mi sembra. E quel momento mi ricordo, quel momento che ho salito sul go-kart, perché è stato per me un'esplosione di passione, una roba interna, che c'ho quella emozione ancora fresca. E dopo di lì, diciamo, le chiedevo tutti i sabati, andavamo con la mia mamma, chiedevo tutti i sabati che mi portasse a girare a noleggio con il go-kart, ascoltavo Ayrton Senna che diceva devi, per arrivare in Formula 1 devi imparare inglese, a sapere la lingua inglese e anche sapere computer, no? per leggere i dati, quelle cose lì. E gli ho chiesto alla mia mamma che volevo andare in una scuola bilingue che facessi imparare l'inglese con 6-7 anni. E alla fine lei mi ha cambiato quando avevo 7 a una scuola, allora ho cominciato a imparare l'inglese bene. E niente, ho cominciato a correre in go-kart quando avevo 8-9 anni, davvero, perché la mia mamma gli diceva a mio papà, guarda, Daniel, si chiamava mio padre, ti piace a Esteban. Mio padre aveva corso tipo rally, ma molto, molto tranquillo, però lui gli piaceva. Allora mi ha detto, vabbè, vado a vederlo una volta, è venuto a vedermi girare, si è reso conto che mi piaceva tanto. Allora mi ha portato a cercare di fare una scuola di kart, davvero. E beh, niente, da lì, diciamo, sono fatto il go-kart in Argentina e io quando mi svegliavo per andare alla scuola, io le dicevo alla mia mamma, guarda mamma, io voglio andare a correre in Europa. Avevo 12 anni, una roba così. Te mi lascerai andare, vero? Ancora ero tutto, sai, appena svegliato. Sì, sì, certo. Adesso devi andare a scuola, dai, sbrigati. A scuola prima di tutto, quindi. Sì, allora. Comunque, tu avevi già l'idea, quindi ti eri già fatto l'idea che comunque i piloti crescono in Europa più che in Sud America. Sì, sì, perché quando corri in go-kart, diciamo, tanti piloti andavano ai mondiali di go-kart. Io non avevo la mia famiglia sempre classe media, in quel momento potevano, diciamo, investire un po' in me sui go-kart, quando io ho cominciato con 8-9 anni. Poi, diciamo, quando la mia carriera in go-kart dovevano spendere di più, la mia famiglia aveva meno soldi, diciamo, come si incrociavano. Sì. Sai, non era una buona situazione. Sale il livello, cresce il scende il budget. Esatto, sì. Allora, in un momento, quando avevo 13, mi ricordo, mio padre mi ha detto, non possiamo correre più. Adesso, 98 è stato. Non possiamo correre più, Esteban. Allora, nel 99, io non ho corso go-kart. Avevo 14. Però ancora mi allenavo, mi ricordo che la mia mamma mi diceva ancora mantieniti allenato, Esteban. Allora facevo con un amico mio che era allenatore, facevo gli esercizi e poi c'era un piano nella mia famiglia. Questa è una parte che voglio parlare perché è la più importante per me della mia storia, che durante il 99 la mia famiglia avevano due negozi di vestiti nella terminale di omnibus di Buenos Aires. Allora si guadagnava però per vivere. Però mio padre ha seduto il mio fratello e la mia sorella e gli ha chiesto va bene se quello che risparmiamo
lo mettiamo a parte per Esteban per l'anno 2000 a fare Formula Renault, perché era il mio primo anno che io con 15 anni potevo fare Formula Renault. E i miei fratelli hanno detto che sì. Allora quella risposta là, che risparmiano tutto per me, perché alla fine eravamo tre, non era uno. Sì. Mia sorella e mio fratello venivano dalla scuola con 5 pesos e li mettevano nella, sai, come si dice? Nel salvadanaio. Ecco. Allora lì, con quello sforzo lì, ho fatto quella stagione 2000, Formula Renault, e nel mio debutto ho vinto quel campionato, che è stato buonissimo, con un livello molto alto. Ma io ancora ero un ragazzo 100%, come ho detto prima, incosciente, sai, ancora ero un bambino. Sì. E quello per me è la più importante situazione, allora che il ragazzo sempre dobbiamo avere dentro di noi una certa incoscienza da bambino, sai. Perché io ho fatto il massimo, io ho corso, ho sfruttato dallo sport che amavo, io non sapevo tanto che risparmiavano. Questo mi hanno raccontato dopo, no? Sì, certo. Però ti ha motivato comunque la cosa, perché sì, tu eri più piccolo dei tre fratelli. Io ero più piccolo, sì, sì, no, io sapevo che quella era un'opportunità grandissima, sai, che io non ho corso durante il 99, non avevo fatto car, niente, avevo voglia di competizione. Allora ho salito sul Formula, mi sono adattato bene e ho fatto quell'anno e ho vinto il campionato. E anche lì sei riuscito ad arrivare. Di nuovo, anche dico nella vita, no? Cose che mi sono successe. Io dico che sempre devi essere nel momento appropriato, giusto, nella circostanza adeguata. Perché? Perché è arrivato un management che ha cominciato un programma a lungo termine con tre piloti per portarli in Europa per arrivare in Formula 1. Quel programma erano due investitori argentini. Sì. Quello è successo, l'ultima volta che è successo una roba così è stato quell'anno, nel 2001. Diciamo, perché chi erano gli altri due? Erano Pecito López. Ah. Okay. E Mariano Altuna, che Altuna dopo il 2001 ha tornato in Argentina e abbiamo continuato Pecito e io. Ok. Allora io sempre dico che ho avuto fortuna, però quella fortuna l'ho cercato di accompagnare con una voglia e con una energia e con una passione che alla fine, quando l'opportunità è arrivata, io così, diciamo, determinato che non mi è importato allontanarmi dalla mia famiglia, niente, io ero 100% per venire qua con 16 anni appena avevo. Allora, però sì, devi avere un po' di fortuna alla fine, e quello è stato solamente una delle situazioni che mi hanno successo, no? Beh, hai sfruttato l'occasione e tu riesci ad arrivare in Europa, vieni qui con Pecito López, che tra parentesi adesso corre nel mondiale endurance con Toyota, dopo aver vinto tre mondiali nell'UTCC, e da lì inizia un po' il girovagare, quindi Italia, Germania, fra Formula Renault, Formula 3000, dico bene? Sì, ho fatto, come avevo 16 anni, ho fatto il primo anno in Formula Renault europeo. Poi ho fatto il 2002 Formula Renault tedesca, perché in Argentina l'economia nel 2001 è collapsata. C'è stata la crisi. Non c'era più soldi, il manager mio non voleva continuare. Abbiamo fatto con un bel accordo con Genser, che conosceva una persona amica mia, un ex pilota. Abbiamo fatto un accordo bassissimo di budget, allora hanno, diciamo, continuato con me a fare il tedesco. Ho fatto terzo là, e poi ancora avevo 17 anni, allora mi hanno rifatto fare la Formula Renault europea italiana con la CRAM, che sono vissuto là in Italia a Erba. Quell'anno ho vinto l'europeo e secondo l'italiano. Per il 2004 cercare di andare alla ex Formula Renault V6, sì. Ti ricordi che sono stati tre anni in quella categoria lì,
Beh, perfetto, ero contento. Torno in Argentina per lo stato di là, qua all'inverno. Mi prende il mio manager, questa persona che investiva su di noi, e mi dice a febbraio: Esteban, non c'ho più soldi. A febbraio, che è l'ultimo momento proprio. Sì, è gennaio, febbraio, ma come? Sono un campione europeo di Formula Renault, avevamo questo. No, Esteban, ma no, guarda, non posso, adesso non, veramente ancora parlo sempre con lui, è come il mio zio adesso, no? Però Sì. non poteva. Allora io gli ho detto, vabbè, guarda, pagami un biglietto d'aereo, io vado in Europa, vado dalla CAN, che loro mi prendevano anche come un figlio, diciamo, con Marcello Rosei. E niente, vedo cosa fare. C'ho là una persona, un manager che mi ha contattato quando correvo in Formula Renault tedesca, che era il manager di Bruno Spengler, e chi era Ah. questa persona? Toto Wolff. Personaggio da nulla. Ecco, che in quel momento Toto era manager di qualche pilota e vabbè, veniva salendo sulla scala di imprenditore. Allora vado in Europa, vado dalla CRAM, prendo la mia Peugeot 206, che c'avevo un mese o due La patente. di patente, poi scadeva. E sono andato a Monaco a vedere a Toto e gli ho detto: Toto, guarda, sono libero, non c'ho più contratto, sono libero. Perché lui mi aveva detto: guarda, Esteban, quando te sarei libero nel 2002, ti piaci come guidi, sai, mi sembri un pilota che mi piacerebbe avere con me da management. Beh, sono andato là e poi lui mi dice: guarda, adesso siamo a febbraio, marzo, una roba così. Adesso non c'ho più possibilità di metterti sul progetto di Formula 3 con Mercedes, che era quello che lui poteva mettere aveva messo a Bruno e anche a me poteva farlo, però facciamo un contratto, io sono tuo management e facciamo un lavoro per l'anno prossimo e questo anno vediamo, 2004, dove ti inserisco. E in quel momento il mio ex manager dall'Argentina, ho chiesto consigli a lui e al mio padre, che ancora stava vivo. E loro mi hanno detto: no, guarda, se lui non mette i soldi per farti correre, dice dove, non firmare niente. E quella è stata l'opportunità che è saltata di firmare qualcosa con Toto, diciamo. Quindi Toto ti chiedeva comunque un budget per entrare nel suo management. No, non mi chiedevo un budget, però lui mi diceva: adesso non so quest'anno dove metterti, facciamo un accordo, forse questo Ah, anno. ok. In qualche categoria che ancora non so, però il programma sarebbe per il 2005, il prossimo anno, perché quell'anno ormai era troppo tarde. Ti metto con Mercedes in Formula 3. Però adesso no, adesso diciamo firmiamo un contratto, però no, è troppo tarde. Questo l'ho fatto Certo. a dicembre, diciamo. Vabbè, quella dico che è una situazione che niente, è stata così. Certo. Andavo a correre, c'era un'opportunità di correre in Formula 3 italiana che mi aveva aperta la porta Marcello Rosei della CRAM, e il giorno che andavo a firmare quell'accordo mi chiama Scalabroni, che aveva il Ehi. PIC 3000-2004, sul team di Formula 3000, mi dice: Esteban, prendi il casco e vieni a Barcellona che ti facciamo un test di Formula 3000. Se vai bene, vediamo come fare la stagione. Sono andato forte e lì una forte pressione di media in Argentina, e questo manager, ex manager mio, aveva fatto un nuovo business lì, che aveva un po' più di soldi in quel mese, diciamo, che aveva passato, e anche a Scalaroni gli ha fatto un bel budget e mi ha, diciamo, abbiamo rifatto un contratto e ho fatto la stagione di Formula 3000. Allora, tutto questo per dire che la storia, sai, io mai sapevo dove ero fino all'ultimo momento, perché alla fine quello è stato l'unico giorno di prove che ho fatto e poi sono andato alla settimana seguente a Imola a fare la mia prima gara di Formula 3000. Senza aver mai provato.
Sì, no, no, sono andato a fare la gara, poi alla fine la stagione è stata bellissima perché ho fatto alla fine sesto in campionato, mi hanno nombrato il Rookie of the Year, una bella stagione, però che per il 2005 dovevo fare un secondo anno lì, però è arrivata la GP2 e il budget, diciamo, si è triplicato. Allora non ho potuto fare la GP2, diciamo, per continuare la scala ascendente, sai. Tu hai rischiato anche di entrare nel programma Red Bull, o comunque ci sei andato vicino, giusto? Sì, anche mi hai fatto ricordare, quella è stata un'altra opportunità buona, direi, della mia carriera, che alla fine di quell'anno mi hanno fatto un test, la Arden, con Christian Horner, dove lui mi diceva, guarda, questo test lo facciamo perché vogliamo vedere come vai con noi, come lavori con noi, e io non sapevo cosa andava a fare Red Bull, che alla fine è fatto della squadra di Formula 1, Christian Horner di Team Principal, eccetera. E in quel test è stato a Jerez, sono andato solo a quel test in treno, mi ricordo, a Barcellona, in treno fino a Jerez, con il mio casco da solo, 19 anni, non ero, credo, psicologicamente pronto per affrontare un test con una squadra inglesa. Mi hanno messo sotto pressione con qualche situazione lì nel test. Io ho fatto un test decente, però no, diciamo, non chissà che cosa, insomma. Allora quello penso che è stata un'opportunità forte per me, che non l'ho sfruttato al 100%, che beh, niente, è stato un po' così la vita, no? Certo. Tu l'orbita Mercedes l'hai sfiorata una seconda volta con il DTM, giusto? Ecco, allora, come quella opzione di Mercedes che mi aveva dato Toto Wolff, quella alla fine sono arrivato lì per il 2006, perché il 2005 faccio il programma con Midland Formula 3, e Midland c'era Formula 1 con motore Toyota, e in Formula 3 mi hanno fatto fare con motore Toyota anche, però i motori Toyota erano così e così, sai, era schifosa, mentre che i motori Mercedes e Opel erano bassi, sai, una tecnologia diversa. Però mi hanno visto lì da Mercedes, mi hanno dato un'opportunità di un test alla fine del 2005 con la Manor, che sono andato fortissimo là, e mi hanno messo sotto contratto per il 2006 per fare con Manor la Formula 3 Euro Series, e quell'anno lì è stato un anno di livello molto molto alto, direi uno dei più alti che ho fatto, contro Vettel, Di Resta, Kobayashi, Grosjean, Buemi, Van der Garde, c'erano tantissimi lì, e i miei compagni di squadra che erano Kazuki Nakajima e Koji Hirata. È passato un bel anno lì, ho fatto quarto alla fine, e poi ho fatto dei test con DTM, e andavo a saltare io in DTM, però alla fine Timo Glock ha tornato da essere pilota tester di Formula 1, ha tornato a DTM, e a quei due sedili che ci avevano a disposizione è rimasto solo uno, e lo ha preso Paul Di Resta, che aveva vinto il campionato. Allora mi hanno detto, guarda Esteban, purtroppo no, non c'è posto. E torno in Argentina, niente, nessuna possibilità, niente. Di nuovo a terra. Di nuovo in Argentina, tutti gli anni che io tornavo in Argentina per l'estate là, non sapevo cosa andava a succedere nella mia carriera, nella mia vita, diciamo. Però quella è una roba che io ho un po' vissuto nella incertidumbre, si dice? Incertidumbre? Quando, incertezza. Beh, sono vissuto un po' nella incertezza continua, però io non mi attaccavo a niente, sai, io continuavo a allenarmi, continuavo a credere che qualche possibilità veniva, andava a uscire, e un po' penso che quella filosofia mi ha aiutato tanto, perché se io mi avrei preoccupato e andato giù, sai, una motivazione che è stata brutta, diciamo, una sensazione brutta, penso che non avrebbero successi
successo quelle opportunità che poi hanno venuti, no? Non so, credo che è importante per uno, anche quando ci sono incertezze, di rimanere positivo e, sai, centrato che qualche opportunità succederà e cercarla veramente, no? Continuare a lottare, come abbiamo detto prima, quindi. Sì, sinceramente non so dirti che uno più uno è due in questa situazione qua, però che niente, di essere con gli occhi aperti e preparato per quelle opportunità. L'opportunità è che è sempre con l'idea della Formula 1, se non sbaglio ti salta fuori anche con una gara Silverstone che però... parliamo dell'anno successivo, ovviamente, che però non va benissimo per colpa di un nastro adesivo, giusto, sulla carrozzeria della macchina. Certo, 2010. Ti faccio un pequeño resume di, sì. Del 2007 al 2010 sono andato io in Inghilterra a vivere là per fare uno sviluppo di Formula 3. Ho fatto quella squadra là inglese che era la Ultimate, aveva anche World Series, aveva fatto Formula 3, World Series, tutto quello senza soldi, niente. Fine del 2009 faccio una gara di World Series che mi hanno invitato a farla, questa è una squadra italiana, una sponsorizzazione di Intrepid, mi dicono se vuoi venire a fare la gara, sono andato là. E quella squadra, adesso non mi ricordo il nome, ha venduto la squadra a Igor Salaguarda, che era questo ceco della ISR, che aveva il suo figlio che correva. Allora, questo è stato importante, perché al giorno dopo c'erano dei test. Il ragazzo Philip era pilota, però aveva un po' di bisogno di coaching. E mi chiedono, Esteban, vuoi rimanere per domani a fare coaching? Ti paghiamo X. Ok, dai. Alla fine di quelli due giorni, Philip aveva un buon potenziale, però non cercava, diciamo, di mettere tutto insieme, no? E alla fine ha fatto primo in quei test. Allora abbiamo fatto una bella relazione, sai, di amicizia. E quello importante, non solo guidare, sino anche fare cercare di aiutare sempre dando il massimo. Io anche, sai, sono stato lì non solo per guadagnare 500 euro, però per aiutarli veramente. Allora quello mi ha dato l'opportunità, dopo a marzo, non avevo io niente da fare, non potevo, cominciavo a studiare la mia scuola che avevo lasciato, che mancavano tre anni per finire il secondario. Quindi hai ripreso gli studi che avevi abbandonato, quindi. Esatto. Non avevo niente da correre, perché in Argentina avevo offerte da correre in touring car, però ancora io vedevo che c'era una luce alla fine del tunnel, sai qua. Sì. Però la luce quasi che si spegneva, diciamo. E a marzo mi chiama Igor e mi dice: guarda Esteban, la mia seconda macchina per il World Series, nessuno vuole pagare quello che io voglio. Ti invito a fare una prima gara per mostrare a tutti che l'equipo è forte, così io posso vendere il sedile per il futuro. E gli ho detto: vabbè, guarda, dammi due gare invece di una, perché una... Metto, può okay, succedere dai. Di tutto in una. Allora mi ha dato quelle due gare. La prima gara infatti è stata confusa, avevo fatto belle qualifiche, però sono picchiato nelle gare. E la seconda gara a Spa vinco una di quelle due tappe, diciamo sabato domenica vinco una di quelle due. E allora contento la squadra, perché ormai avevano mostrato che era forte. Poi arriva la gara di Monaco, che paga il sedile a Alexander Rossi, quello che sa adesso di indicare. Allora mi hanno chiesto se io volevo tornare in Argentina, perché ormai il mio accordo non ha fatto, o rimanere in Europa facendo di coaching per quella gara lì. Sì. Bene, dai, rimango. Ho fatto coaching a Monaco, e poi la quarta tappa era la gara di casa per loro, che era per Repubblica Ceca.
Ormai io abitavo con Philip e la sua moglie, avevo fatto un'amicizia bellissima con il suo figlio Philip, che è il mio amico adesso, e lui mi diceva: guarda Esteban, non c'è nessun pilota che vuole pagare per correre ancora. Ancora non è deciso, però io credo che il mio padre ti metterà nel sedile per la prossima settimana, che era la gara, sai. Alla fine, mercoledì, prima della gara, viene Igor, mi prende e dice: guarda Esteban, vai a correre te. Ce la facciamo. Okay? Però, non devi picchiare perché non abbiamo più budget. E se puoi, vinci anche, dai. Facilissimo, no? Guarda, quello weekend è stato uno dei più belli, perché ormai avevo un'amicizia con Fili, con i suoi amici. Abbiamo fatto primo, secondo in qualifiche, tutte e due, e io ho vinto tutte le due gare e Filippo ha fatto terzo in una delle gare. Incredibile il weekend. Allora, io con 4 tappe, con 3 gare vinte, ero terzo in campionato, 5 punti dietro di Ricciardo che mi stava liderando. Andiamo al Capannone lunedì e mi dice: guarda, dobbiamo continuare. Vieni, firma questo contratto qua, che se arrivi in Formula 1 mi dai il 5% e io ti sponsorizzo, diciamo, tutta la stagione. È una roba incredibile come ho fatto quella stagione lì. È stata la stagione più forte, diciamo, che ho fatto, perché poi siamo andati a Magny-Cours, ho fatto secondo, quarto, poi abbiamo perso la tappa di Hungaroring, perché le monocoque sotto, sai dove va la pilota, e avevano un po' di erano un po' era troppo consumata, eccoci. Il fondo vettura, esatto. Allora la scrutineering, sai, quando hanno visto lì, ha detto: no, con queste monocoque non si può correre, le dovete cambiare tutte e due. E allora Igor ha pensato che era tipo un sabotaggio, si dice? Sì. Incontro dalla squadra, ha detto: no, noi andiamo fuori non corriamo. E io ero lì in campionato, ero secondo, terzo, io piangevo, mi ricordo. E siamo andati sabato mattina, siamo tornati senza correre quelle due gare della tappa di Hungaroring. Allora ho perso quelle due lì. Poi siamo riandati a Hockenheim, che ho fatto primo, secondo, e adesso arriva questa qua di Silverstone, che se io facevo bene lì, andavamo alla ultima tappa in Barcellona con possibilità di campionato. Certo. E lì succede che nella qualifica io faccio secondo, però picchio nell'ultimo giro cercando di fare la pole, mi picchio forte in una delle curve a Silverstone. Mm-hmm. Allora, riparando la macchina, anzi, nella qualifica, Philip blocca un pilota, questo pilota viene alla squadra a gridare lì, cioè. E il padre, il capo della squadra, lo ferma il pilota gli mette un pugno in faccia, casino così, pilota va fuori dall'evento, e Igor anche doveva tornare, essere fuori dall'autodromo. Allora tornare a Repubblica Ceca. In quel periodo lì riparano la macchina, fanno, diciamo, questa situazione che mettono un pezzo di nastro perché il muso, sai, che si incastrano da fianco dove va la sospensione. Sì. Si aveva rotto uno di quelli clip che metti da fianco. Sì. Allora invece avevano messo un po' di nastro, che potevano prendere un altro cuffia di muso, però non l'hanno fatto perché era una squadra nuova, Igor, che era anche meccanico nel suo passato, non era lì. E allora, vinco quella gara lì, comunque, con lo sterzo storto così, mi ricordo, perché non c'era tempo a fare il piano. E niente, la squadra di Red Bull, che c'era Jean-Éric Vergne, Jean-Éric Vergne e Ricciardo, mi fa lo... Ha fatto il reclamo. Il reclamo. Sul regolamento c'era che non si poteva attaccare nessun pezzo, sai, era un pezzo di nastro, non si poteva attaccare niente sulla scocca,
e mi hanno squalificato per quel pezzo di nastro. E noi non potevamo fare il reclamo, no, come si dice quando fai... fare appello al reclamo. Appello? Perché? Perché il capo, che era Igor, stava volando... Stava tornando a casa. Potevamo chiamarlo perché dovevi mettere 5.000 euro, una roba così, e noi non avevamo... No, una roba incredibile. Avevo perso quei 15 punti della vittoria e il giorno dopo ero incazzatissimo, incredibilmente incazzato. E il giorno dopo ho fatto una qualifica, ho fatto quarto in qualifica e poi prima della gara gli ho dato al mio meccanico, gli ho dato un pezzo di nastro rosso, gli ho detto guarda, questo tienilo con te e me lo dai quando finiamo la gara. E infatti è stato così. Quando finisco la gara, che vinco nell'ultimo giro, lo passo a Ricciardo, mi dà quel pezzo di nastro e me lo metto qua in faccia e gli faccio, diciamo, un segno alla squadra, quella francese, che era la Tech One, diciamo, per voi. Perché mi sembra che sia stata una ingiustizia grandissima di fare un reclamo per un pezzo di nastro quando sapevano... che non era legale, diciamo, però che non faceva niente alla performance. Fine della storia, che l'anno seguente cosa succede? Red Bull gli toglie tutto il supporto alla Tech One e Ricciardo va a guidare per ISR, per la mia squadra del 2010, lui va a guidare e poi arriva in Formula 1. Allora è stata una storia bellissima e io con quelli 15 punti che ho perso il campionato alla perso fine. Anche la Formula 1 di fatto e anche la possibilità di provare un Formula 1 di Renault, però è la vita, cosa vuoi fare? Certo. Allora, so che tu adesso hai anche altri impegni, quindi bisogna che stringiamo in un racconto che, ripeto, per me è stupendo. Tu passi altri 5-6 anni tornando a correre in Argentina e dandoti alle corse turismo, poi finalmente nel 2016 ti si apre la porta del WTCC. Anche qui in maniera rocambolesca, perché tu debutti a Termas, quindi in casa tua, e con una macchina che non è certamente la migliore, perché la Chevrolet della Campos all'epoca era sicuramente una macchina inferiore alle varie Citroën e Honda. Fai la pole, ma ti viene tolta. Però poi cosa succede? Sì, ecco, faccio la pole, però esco dal pit con la luce che è verde, diciamo, che viene rossa proprio quando stavo uscendo, perché la squadra Campos non era abituata a essere nella super pole. C'hai 20 secondi per uscire dai pit e uscire, diciamo, dai pit propriamente. E noi eravamo l'ultima squadra, allora eravamo... avevamo tutta la pit lane da fare, allora ero per uscire rosso, esco, allora mi hanno tolto quel tempo che era stata la pole, però ho fatto una bella relazione anche con la Campos e anche con François Rivero, che è il promoter dal WTCC in quella epoca, e poi ho fatto la stagione del 2017 con la Campos, però avevamo il budget per 5 gare, che il budget proveniva da Campos, da Eurosport, sai. E poi in quelle 5 gare, che poi sono diventate 6 e anche 7, non so come. Beh, poi, intanto hai vinto la prima Marrakesh. Sì, intanto quella stagione è stata bellissima, perché abbiamo vinto la prima gara, eravamo sempre lì a lottare, un paio di volte anche in Super Bowl, facendo un lavoro al massimo possibile con una macchina che era vecchia. E poi la gara, l'ultima gara che faccio con Campos, quella gara ormai Thiago Monteiro si aveva fatto male a un incidente qua a Barcellona, sì. E quella gara lì non l'aveva corso, l'aveva corso Tarquini per la Honda a Cinna. E quella gara lì, con pioggia tutto il weekend, io vinco quella gara, una gara bellissima, partendo quinto, vinco quella lì e... François Ribeiro, che mi voleva aiutare a prendere quel sedile che era vuoto, diciamo, da Tiago, parla con la Honda, convince la Honda per darmi quell'opportunità e loro mi danno l'opportunità gara per gara, la Honda mi dice gara per gara per venire a correre con noi. E ho fatto le tre tappe, diciamo, di Motegi, di Macao
e di Qatar, e ho fatto un bel lavoro, diciamo, facendo podi, ho vinto l'ultima gara di Qatar e ho aiutato la Honda a cercare di vincere il campionato con Norby, che alla fine hanno perso all'ultima tappa, diciamo. Sì. Però beh, lì ho fatto una bella anche relazione con Honda, che alla fine è quello che mi ha dato la possibilità di oggi essere pilota Honda ufficiale. Tra l'altro, dopo il WTCC si tramuta in WTCR, cambiano le macchine. 2018, una prima stagione un po' difficoltosa, nella quale io ho un'immagine di te con una faccia nerissima al Nordschleife, perché tu proprio mi dicesti: mi hanno rubato la gara. E lì forse è stata la svolta che ti ha fatto diventare quel pilota in grado di lottare per il titolo, come è successo l'anno scorso. Sì, forse ho imparato di tutte le situazioni difficili. Io credo che uno impara, perché se le puoi trasformare in un'opportunità di imparare qualcosa, quello è l'importante, no? E sì, quella gara lì io sempre, diciamo, prendo dei rischi quando corro, certamente, però alla fine devi vedere quanti rischi, diciamo, pagano e quanti possono essere negativi, no? E in quella manovra lì che ho passato a una curva velocissima nel Nordschleife, uno sforzo, diciamo, una manovra che per me è stata una manovra rischiosa, però fatta bene, mi hanno dato una penalità, sì, per quello ero abbastanza incazzato, alla fine avevo terminato quarto, mi hanno dato una penalità, però era, diciamo, il discorso che me l'avevo un po' preso con quella decisione lì. Però sì, il 2019 ho corso, diciamo, in una maniera che anche mi ha aiutato a cominciare bene il campionato. Perché? Perché cominci mettendo punti, diciamo, forti, e ero subito nella qualifica generale, ero stato primo, secondo. Allora ho fatto una stagione che è un po' diversa dal 2018, che è stata più costante, prendendo dei rischi, però in una maniera più costante. Niente, è venuta anche nelle circostanze generali, perché succedono mille di cose in una stagione. È venuta una stagione molto costante che mi ha permesso di lottare fino alla fine, però direi che sì, che ho approfittato, diciamo, quasi tutte le opportunità. Non ho avuto problemi meccanici, quasi nessuno, solo uno mi ricordo, a Maro Ring nel 2019. Nel 2018 sì, ho avuto due o tre volte di sbagli meccanici che mi hanno costato un po' l'opportunità di lottare. Allora, beh, penso che sempre un congiunto d'insieme di situazioni. Stiamo lavorando benissimo con la squadra, per quello speriamo questo 2020 di ancora essere lì nella lotta. Nel 2020 avrai di nuovo come compagno Nestor Girolami, Bebu, che è tuo grande amico e hai portato in onda in una maniera molto particolare. Se ce la racconti, perché anche questo è un episodio che merita, è molto divertente. Sì, sì, io sempre credo che quando sei in una situazione che puoi aiutare un'altra persona in questa situazione, un altro pilota che anche prima che considero che è un pilota forte, ma anche considero un amico, però c'era una possibilità che Honda doveva cercare un pilota, e io veramente credevo che il migliore compagno di squadra per me era prendere Nestor. Non solo perché è mio amico, però perché è un pilota fortissimo. E lui, essendo anche argentino, lì è che, diciamo, pensavo che nel momento che, diciamo, François Ribeiro, che è il promoter, mi chiede: Esteban, cerchiamo che la Honda contrattasse anche a Nestor, mi ha chiesto, no? François, io ho sentito che c'avevo la possibilità lì di dire per sì o per no.
E le ho detto, certo, dai, andiamo avanti, cerchiamo che Nestor venga con noi. È stata una soddisfazione bella, perché alla fine lui è venuto con la Honda, spinto per me e anche per François, e poi lui ha fatto molto bene, siamo amici, allora niente, penso che è una soddisfazione personale di poter aiutare a un pilota in una situazione come quella che ero, per esempio, nel 2018, sì, per prenderlo per il 2019. L'hai chiamato tu per venire in Honda? Sì, sì, perché lui c'era, diciamo, della situazione che stavano vedendo, che un pilota, che l'altro, diciamo, la risoluzione non era fatta. E lui mi chiamava tutte le mattine e mi diceva, Esteban, fai che la novità? E gli ho detto, guarda Nestor, no, vai a fare meditazione e vai a fare una passeggiata con la tua ragazza. Niente, io ti dirò quando. E il giorno che mi dicono a me, io le dico alla Honda, le dico, io le dico a Nestor, tranquillo, gli ho fatto lo scherzo che lo chiamo, mi prendo il telefono, un altro telefonino, per fare, come si dice, il ricordo. Un video. E lì gli ho detto, no, guarda Nestor, no, non va, hanno preso l'altro pilota. No, davvero? Sì, mi dispiace tanto, vabbè. E l'ho tenuto lì come un minuto, sai, che lui mi diceva dopo che guardava alla sua moglie, e la sua moglie gli diceva, cosa succede? E lui diceva, dice che il mondo gli ha crollato per un minuto, e poi gli ho detto, no dai, non scherzo, sei dentro. Così impari a chiamarmi tutte le mattine. Tanto bella, sì, sì. Bellissimo. Allora, noi siamo arrivati alla fine di questa video intervista, ma ci sarebbero ancora tante altre cose da raccontare. Amici di motorsport.com, se avete altre domande scrivete qui sotto, iscrivetevi al canale e poi noi, la prima volta che sentiremo Esteban, chiaramente gliele riporteremo, perché credo che questo appuntamento meriti una seconda edizione, una seconda puntata, ovviamente al netto degli impegni che salteranno fuori quando ricomincerà la stagione. Con piacere, saremo lì per fare un'altra, quando vuoi. Allora, grazie mille a Esteban Guerrieri e in bocca al lupo per il 2020. Grazie Francesco, salutare anche a tutti quelli che seguono motorsport.com. Beh, niente, qualsiasi domanda la rifacciamo un altro video, un altro live più avanti. Saluti. Perfetto. Grazie. Ciao, grazie.